Questo telegiornale è sponsorizzato da Energy Drink. Tarocca, l'energia dei campioni. Le raccolte fondi per aiutare zio Pino Abbattuto, l'agricoltore di Tempio Pausania, stanno andando bene, ma continuate a donare. Chiamate il numero 5. Nei migliori telegiornali, Energy Drink, Tarocco, e continuate a donare. E ora, per i nostri telespettatori, una chicca. Abbiamo un'esclusiva straordinaria da Oschiri, le confessioni intime dell'orco di Oschiri, con il nostro inviato Mario Capilloni in un'intervista molto intima. Vai, Pillò! Beh, ragazzi, io devo andare in vacanza nelle campagne di Siennari. Ci vediamo la prossima settimana. Ancora giorni a darmi quella cassetta di pericocco che mi aveva promesso senza anch'io. Siamo in onda! Oh, eccoci qua! Buonasera, signori telespettatori! Siamo in onda da Oschiri. Grazie a Johnny per la linea, mi stavo dimenticando di lei. Siamo in onda per la da Oschiri. Ci troviamo nel quel di Oschiri, signori telespettatori. Oggi non vi maschero che mi sto cagando addosso. Johnny è un pannalone. Stiamo per incontrare il famigerato orco di Oschiri e non so minimamente quel che ci può capitare. A me e al mio fedelissimo cameraman Gustavo Spunzina. Ora proviamo ad andare a bussare nella sua abitazione. Buonasera. Buonasera. Stavo aspettando. Prego, entrate. Entriamo, Gustavo. La porta la si può chiudere, la camera. Gustavo. Scusi. Comunque, ne volete per l'accostamento buono che stavo facendo? Semmai dopo. Ma dica di malei. Non si preoccupi, roba buona. Stia tranquillo, stia. Bene, non vi sedete. Sì, sì. Ci sedo. Ci sedo. Ora tu sceditemi. Sì, sì, subito. Ti ho detto sceditemi. Grazie, sì, mi accomodo. Sceditemi. Scusate se è casino, disordine, ma... Io la scuso, ho tutto me stesso. Vi stavo aspettando, ma non ho fatto in tempo. Oh, le carrucche mie. Io, però, vogliamo, c'è cosa che dobbiamo fare. Facciamo un'intervista, se le giorno non c'è. Io vorrei concedere, ma muovetevi perché c'è Barbara D'Urso alle 5, mi uiste, riposa, tutto, racconti, che storia che fa. Cosa c'è con D'Urso? Voglio fare l'intervista in piedi. Piedi, sta. Sì. Ok, l'intervista in piedi, sta. Cacci no, che fresco seduto. Seduto, Gustavo, sta. Sì. Allora, se lei vuole possiamo partire con l'intervista. Fate pure. Allora, io mi sono segnato un attimino qualche dato statistico sulle sue uccisioni, no? Allora, qua io ho scritto, non so, dopo più di 100 vittime, 290 stupri tra animali, piante e oggetti inanimati. Oggetti inanimati. Stoccheraggio continuo. Johnny, cosa vuol dire stoccheraggio? Mi posso sempre questi termini che non conosco, i termini dei nostri latini. Vabbè. Torture, anziani e vecchietti. Lei, come si sente? Io mi sento benissimo, non ho fatto nulla di male. Assolutamente. Si sente bene. Ascolti, come è nato questo piccolo vizietto di uccidere? Ma cos'è, niente. Gustavo, mi aiuta. Da piccolo? Mi hanno strappato i bottoni. Ah, quelli della camicia me la strappano a tutti. Più sotto. E... Sac. Questa violetta. Sì. Era arrabbiatissimo. Sono andato all'ospedale e sapete cosa è successo? Non mi hanno potuto attaccare, non avevano tempo. Allora sapete cosa ho fatto? Cosa ha fatto? Ho fatto fare tutto il reparto. Così? Così. Ed è per questo.
testa che c'è questo fuggino. Un attimo di nervosismo di... Sì, un piccolo attimo. Ora c'è questo fuggino così, squillante. E infatti avevo notato questa vocina delicata, no? Ma non ho mai pensato di sfruttare questa voce, che ne so, di partecipare a così, reale in televisione, questa... Tipo, cosa ne so, Amici di Avina o Easy Factor, quelle cose là, no? Certo. No, non mi piacciono queste cose. Preferisco dilettarmi nella sera del paese, che lì mi capiscono e mi accordiscono così, mi accordiscono e lì per un momento mi sento di nuovo uomo. Sembra di averceli di nuovo, Bottura. Sembra di averceli di nuovo. E poi, cosa ne so, tra una panata e l'altra. Sa, mi piace cantare anche questa canzone. La fate accennarci qualcosa? Sei sempre se le vuoi! No, voglio... Ok, voglio accennare. C'è l'accenna questa? Agrituristi, non andate da Pirodi, che vi danno da mangiare cose. Basta. E poi continuo. Non è furto. Ha speso tutto, Non credo che ci sia... Un grande cantante, lo sta. Lo sta, un attimino, aiutami ad esprimermi. Sì, è bravissimo. Grazie. Allora, ci dica un po', signore, questa cosa che ho letto su web, no? Voci di corridoio ci dicono che lei compia atti di cannibalismo. È benissimo. Pensa che c'ho frunzamento il freezer pieno di queste cose. Sai cosa tutto c'è nel freezer? E ci sono gambe, e ci sono braccia, e ci sono piedi. Quanto porta di piedi? Gustavo, non me lo porto. 45, ma questo è 45. Mi mancano proprio quelle. E poi c'ho gli orecchi, vado matto per gli orecchi. Sai cosa si dice il termine, no? Orecchi vecchi fanno buon brodo, o no? Mi sembra un detto di quelli più classici. Buonissimo. In brodo, buono. Ascolti, stiamo arrivando verso la fine, se lei può rispondere a quest'ultima domanda. Sì. Sto profitto che... Sì. Allora, lei cosa ne pensa di questi giovani d'oggi che preferiscono stare in percorsi tipo sociali, tipo Facebook o lo Twitter, Basus, quella roba? Cosa si sente di dire a questi giovani? Un parere. Hanno perso la tradizione, hanno perso di vista le cose importanti. Uccidere gente, non hanno più fine di uccidere. Queste persone io consiglio. Andate in giro, uscite da casa, vedete la natura, incontrate persone e uccidete quelle persone. E incontratene altre e uccidete quelle altre, che non fate niente di male a nessuno. Io direi di finire l'intervista qua, mi sa che ci siamo. A me non ci sono buoni. A me non ci sono buoni. E mi luci un altro giorno, Bresano. Ma è venuta a ritrovare. Vediamo questi giorni. Venite, io faccio un bel pranzo. Io direi che l'intervista non finire qua, sta? Andiamo. Direi andare, no? Sì, sì. Aspetta, togliamo il disturbo. Ma che disturbo, vi apro la porta. C'è la porta lì? Mi seguo. L'ho detto che la apro io. Scusi. Prego. Uscite. È stato un piacere. Uscite immediatamente. Gustavo, ringrazio signore. È stato un piacere. Tocca la mano, tocchi. Tocca anche lì la mano, bravo. Bella sta cravatta, me la regala. Un altro giorno, Gustavo. Ha detto regalamela ora. Gliela mandiamo per posta. Dammi la cravatta ora, sennò mi smetti di essere scemo. Aio, Gustavo, aio! Gustavo, questo è pazzo. Ci ha preso il poco spavento. Oh, per carità. Comunque, io avrei una morale da dire che mi sono scritto un attimino. Per i telespettatori a casa che... Il lato negativo di queste cose, ok, ci si ammazza gente, però c'è anche il lato positivo, no? Io ho scritto queste due paroline. Allora, mi è sembrato di intervistare una persona meravigliosa. I giornali sanno essere davvero cattivi ogni tanto, quando ci si mettono, eh? Cioè, non è che se uno uccide uno... È una persona cattiva. Cioè, non mi sembra. Oggi mi ha imparato una grande lezione, Gustavo. Che gli orchi buoni
forse esistono in questo pianeta. E il signor Bresaola ne è la dimostrazione. Questo ci dà grande stimolo per continuare questa vita e vedere anche il lato positivo delle cose. Mi sento di dire un grazie a Bresaola, perché ci fa sentire tutti un po' migliori, diciamo. Comunque, io lo spaffetto. Da Mario Capilloni, questo è tutto. A te la linea, Johnny. Oh, scappiamo!